La seconda giornata di BTO si è aperta con un tema caldo e molto attuale. È quello dei flash deals, resi famosi da siti come Groupon, Groupalia, Jumping e Let's Bonus, solo per citarne alcuni. La ricerca del progetto Web Travel Marketing è stata presentata da Lidia Marongiu. I dati raccontano che, sebbene il 65% degli albergatori non sia soddisfatto di Groupon, il 36% lo utilizzerebbe nuovamente, causa dell'insoddisfazione le alte commissioni richieste dai siti di deals. Il fenomeno del social commerce è dato da importanti istituti di ricerca internazionale come il modello di business del futuro, perché di fatto per la prima volta si stanno usando le reti sociali per fare business, quindi è un business nella rete con le reti di persone. Il mercato dei deals in Italia sta crescendo in maniera esponenziale. È il caso del sito Let's Bonus, il cui fatturato cresce del 50% ogni mese. Ma vediamo perché questo modello, quello di Let's Bonus, risulta vincente. Un ristorante sia un albergo, quindi costruiamo insieme a loro dei pacchetti ispirazionali per vendere meglio il prodotto, che non è solo la camera d'albergo, in questo caso se si parla di albergo, ma è sempre qualcosa in più, e quindi veramente diamo un'idea nuova di consumo.